amigo, maior que o pensamento. Por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. È un'occasione importante, un'occasione anche emozionante, perché è tanto tempo che non riusciamo a ritrovarci in presenza. Prima del dibattito con Sergio Bontempelli e Mimmo Lucano abbiamo pensato di impostare la nostra festa dando soprattutto spazio alle tante realtà, a partecipare e essere presenti. Tante sono state le vertenze, le battaglie comuni che ciascuno in maniera diversa ha fatto in città in tutti quanti questi anni. Per cui abbiamo pensato di usare questo spazio importante prima dell'avvio del dibattito per raccogliere una serie di testimonianze e dare voce alle tante esperienze che in città da tanti anni portano avanti tante battaglie, una presenza di socialità e di ricostruzione di comunità. Ricostruire oggi comunità dentro e fuori la pandemia è una priorità assoluta, la ricostruzione di legami sociali, il tema di come si curano i legami sociali in una fase di disgregazione, in una fase di atomizzazione determinata dalla pandemia che ha moltiplicato le disuguaglianze economiche e sociali. Per cui ci sono alcuni interventi programmati, chiederei a tutte e a tutti gentilmente di stare sui 4-5 minuti perché sono tante le voci che vogliamo farvi ascoltare, perché questo spazio non sia solo un nostro spazio ma uno spazio a disposizione della città. Allora, la prima a intervenire è Daniela Lucatti alla Casa delle Donne. Casa della Donna. Va bene, buonasera a tutte, compresi tutti naturalmente. Vi porto i saluti della nostra associazione che spero tutti conosciate e che è la Casa della Donna in via Galitassi a Pisa, che si occupa, come sapete, di contrasto alla violenza di genere, dove c'è la biblioteca, un sacco di gruppi che si riuniscono e c'è il centro antiviolenza. Come femministe, noi siamo femministe, scusa? Sente poco. Noi siamo femministe e femminismo vuol dire non solo lottare contro la violenza di genere, quindi contro i soprusi quotidiani fatti alle donne in ogni parte del mondo in maniera diversa, diversamente proporzionale, ma significa lottare contro ogni discriminazione, lottare per un mondo a misura di umanità, un mondo per le donne, un mondo a misura di umanità intera, uomini, bambini, compreso tutti e tutte, e per una società, come diceva Ciccio, della cura, della solidarietà, della pace. Quindi per questo siamo sempre state e continueremo a essere vicine a Mimmo, ringraziandolo per la lotta che involontariamente si è trovata a fare, facendo delle cose assolutamente oneste. E che dire, cioè, l'integrazione di ogni diversità è l'unico modo per andare avanti insieme. Quindi questo e che altro, saremo sempre con lui e penso che qualsiasi lotta non violenta sia corretta, e certe volte la legge va contro se stessa, no? La Costituzione dà tanti diritti, dà garanzie di lavoro, di casa, di integrazione etnica, culturale, religiosa, in realtà tutto questo viene disatteso. E quindi lotte non violente, anche là quando dovessero essere, per raggiungere questi obiettivi sono condivise. Noi siamo attiviste insieme a tutti quelli che penso siano qua, quindi buona serata. Ringrazio Daniela, questo è stato anche un anno importante perché si è conclusa anche una vertenza per la Casa delle Donne sullo spazio di via Galitassi e abbiamo finalmente ottenuto un'importante, dico al plurale, vittoria per tutta la città, perché si è stabilizzato definitivamente uno spazio che veniva da un'occupazione, mentre in città in contemporanea tanti altri spazi invece sono stati sgomberati, dalla Limonaia Zona Rosa fino al Teatro Rossi, e questo è un problema della nostra città, la questione degli spazi. Lascio la parola a Paolo dell'Associazione La Rossa, che ringraziamo, un'associazione con cui abbiamo lavorato in questi anni insieme e in particolar modo per quello che la battaglia che abbiamo fatto anche comune su una grande questione che ha riguardato l'inchiesta che è, un'inchiesta che ha attraversato e sconvolto la nostra regione, che mette assieme la questione della politica, degli affari e della criminalità organizzata. Lascio la parola a Paolo ringraziando della presenza e della grande attività quotidiana dell'Associazione
La Rossa con tante iniziative che vengono proposte per tutto il nostro territorio. Buonasera a tutti, sarò anche più breve dei 5 minuti, visto che magari ci saranno dopo anche altri interventi. Sì, l'associazione non è monotematica, ma è un'associazione che in qualche modo si occupa di vari argomenti, avendo però sempre come riferimento la giustizia sociale, la democrazia, i diritti e tanti tipi di argomenti che permettono quindi di coinvolgere durante le varie attività persone che hanno anche magari interessi e esperienze diverse. Ora, indipendentemente da questi ultimi 2 anni che hanno reso più difficile l'organizzazione di alcune iniziative, almeno per quanto riguarda la nostra associazione, devo dire che stiamo sempre cercando di tenersi attivi almeno per essere diciamo propositivi rispetto anche alle tematiche che ogni giorno si manifestano e quindi sulle quali ci sembra giusto dare il nostro contributo. Per quanto riguarda diciamo le attività principali che l'associazione ha svolto normalmente, che hanno catalizzato bene anche l'interesse di quelli che poi sono diventati i nostri soci, ci sono normalmente il 1° maggio, che è una giornata dedicata chiaramente alle tematiche del lavoro come evento centrale, ma poi che ci danno la possibilità anche di promuovere varie istanze che variano in base all'attualità del momento. L'altro momento importante per noi è sempre stata la Festa Rossa, che durante il mese di agosto, durante i 10 giorni, ci dà la possibilità, grazie anche al campeggio semplice che viene allestito, di coinvolgere in concerti, filmati, interventi, conferenze, varie persone, e in quel caso lì affrontare veramente tanti tipi di argomenti. Una cosa importante è che l'associazione non riceve contributi e quindi si basa effettivamente solo sull'apporto volontario dei soci, che chiaramente in periodi come questo diventa un rapporto più difficile, perché mancando diciamo la possibilità di organizzare eventi ci dà anche meno stimolo alle persone per poter in qualche modo essere effettivamente presenti. L'associazione è divisa poi in gruppi di lavoro, sarebbe divisa in gruppi di lavoro che permettono quindi anche alle persone che non fanno parte del direttivo ma sono interessate in maniera specifica a un tema di essere comunque presenti e di dare il contributo diretto all'associazione, che poi alla fine è quello di cui ha bisogno. È una buona occasione anche il fatto di essere qui insieme a altre realtà, perché poi alla fine si è anche visto che da soli a volte, proprio perché siamo volontari, abbiamo difficoltà a mettere magari in moto le cose e anche realizzarle e portarle in fondo. E lo scambio e la complementarietà con altre associazioni ci permetterebbe di fare anche delle iniziative un pochino più ricche e soprattutto di non fare, come a volte capita, le cose in contemporanea magari sullo stesso argomento. Grazie. Ringraziamo Paolo, ci sono tante esperienze associative oggi presenti a questa nostra festa. Io lascerei la parola a Maria Pia per il Comedor Studentil Giordano Oliva. La ringraziamo anche perché il Comedor stasera avrà una sua iniziativa di una cena di fine anno come consuetudine di autofinanziamento, e per restituire alla città le tante iniziative che il Comedor ha fatto da tantissimi anni in questa città proprio sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. E innanzitutto vi voglio ringraziare per aver organizzato questa iniziativa, per darci l'occasione di incontrare Mimmo Lucano. Non so se sapete che proprio ieri è stata pubblicata questa sentenza vergognosa, veramente vergognosa contro di lui. E è veramente terribile, no? Che in un momento in cui si costruiscono muri, si alzano fili spinati, si lasciano marcire i migranti nelle carceri libiche, oppure si lascia affogare nel Mediterraneo,
che invece chi fa concretamente qualcosa per appunto garantire una nuova vita, una vita dignitosa ai migranti, come ha fatto Mimmo Lucano, e nel contempo anche rivitalizzare la sua realtà e il suo paese, ecco, questo venga, una persona come queste vengano criminalizzate e condannate. E non è solo il caso di Mimmo è quello più eclatante, diciamo, ma pensiamo a tutte le persone che in Piemonte cercano di aiutare i migranti a passare in Francia, oppure a chi a Trieste cerca di portare semplicemente un poco di umanità ai migranti che arrivano dalla rotta balcanica, li si criminalizza costantemente. Ma questo non accade solo in Italia, purtroppo, accade in tutti i paesi d'Europa. Anche in Polonia attualmente c'è tutta un'organizzazione per aiutare i migranti, ma devono agire proprio clandestinamente. Detto questo, voglio semplicemente dire che la mia associazione, nel suo piccolo, qui a Pisa, cerca appunto di fare qualcosa per i migranti. Sono anni che abbiamo dato vita ad una scuola di italiano proprio per migranti, per garantire quell'elemento minimo indispensabile che è la lingua, proprio per potersi integrare nella nuova realtà. E poi da un paio d'anni abbiamo anche attivato sul nostro sito una rubrica settimanale dal titolo significativo Facciamo Chiarezza, cioè per una rubrica per contrastare il discorso mainstream sui migranti e mostrare come molto spesso questo sia assolutamente falso e distorce, insomma, la realtà. E insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualche cosa, insomma. Ringraziamo Maria Pia, ora lascio la parola ad Alessandro per Amnesty International. Salve a tutti, intanto grazie agli organizzatori per averci invitato a questa occasione, che effettivamente non è banale assolutamente in questo periodo particolare, diciamo così. Ecco, quindi vedere tante persone, insomma, comunque fa davvero tanto piacere. E noi siamo presenti con un banchetto di raccolta firme, e questo periodo per l'associazione, per Amnesty International in generale, è un periodo importante perché raccogliamo delle firme nell'ambito di quella che viene definita la maratona dei diritti, la Right for Rights. In pratica, in tutto il mondo, in questo periodo appunto di Natale fino a metà gennaio, si raccolgono firme per 5 petizioni che potete trovare online e però trovate anche, diciamo, in cartaceo nel nostro banchetto, e per dei casi che poi, insomma, se c'è l'opportunità, insomma, vi spiegheremo molto molto volentieri. E quindi vi invito ad avvicinare eventualmente dopo al banchetto, anche per avere informazioni, se volete, sulle attività del nostro gruppo qui di Pisa. Anche noi stiamo piano piano ripartendo con le varie attività, eventi, e speriamo di farne sempre di più. E infine, come gruppo, vogliamo portare il nostro saluto a Mimmo Lucano. Chiaramente la condanna, la sentenza di primo grado è una sentenza che ci ha davvero stupito e ha colpito anche noi, perché chiaramente il modello di Diace è un modello che rappresenta un serbatoio di valori, l'accoglienza, la capacità di andare oltre i muri e i confini che rappresentano anche i nostri valori. Quindi un caloroso abbraccio a lui, seguiremo la sua vicenda e faremo, insomma, la seguiremo con calore e con affetto, senza alcun dubbio. Buona serata a tutti. Ringrazio Alessandro, vi volevo
informare che abbiamo parlato con Bimbo che alle 5:30 era a Prato, sta venendo in macchina, per cui il tempo della strada inizieremo con un po' di ritardo, il tempo poi che arrivi, ma abbiamo una serie di voci importanti che, a cui vogliamo dare spazio in questa parte prima del dibattito. Lascio la parola a Eleonora per Legambiente. Grazie Ciccio, ciao a tutti e tutte, io sono Eleonora, la Presidente del Circolo di Legambiente, anche noi siamo qui con un banchino. E come associazione ambientalista siamo qui, felicissime di esserci, vi ringraziamo per questa iniziativa, perché ormai da anni l'associazione ambientalista, Legambiente in particolare, pensa che ci sia un profondo legame tra le ingiustizie sociali e le ingiustizie ambientali, in particolare tra la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Non parliamo solo a livello globale, dove il marcamento è forte, pensiamo insomma ai migranti ambientali, al loro non riconoscimento di migrazioni dovuti alle crisi climatiche, ma pensiamo anche alle marginalità del nostro paese, pensiamo alle periferie, pensiamo a quei luoghi che spesso anche dal punto di vista ambientale e delle infrastrutture vengono per primi abbandonati. Sul nostro territorio in particolare da un paio d'anni e per un paio d'anni ancora ci stiamo concentrando sul quartiere di Putignano con un progetto nazionale che si chiama Lavori in Corso, che lavora proprio sulla povertà educativa, la povertà assoluta, la povertà energetica. E questo perché come associazione vogliamo provare a rispondere all'esigenza di non accontentarsi, di non fermarsi a singoli episodi, no? Puliamo il mondo, altre iniziative, ma provare a stare nei territori, provare a coinvolgere le popolazioni appunto più marginali e fragili, a coinvolgere, a dare consapevolezza ai cittadini che vivono in questi luoghi e che spesso non hanno voce. Quindi insomma grazie ancora, ascolteremo Mimmo con tanta attenzione. Ringrazio Eleonora e le tante azioni e iniziative che Legambiente sta portando avanti, perché come sapete tutti in questo momento le questioni urbanistiche della città sono tante, sono numerose, ci sono tanti progetti e percorsi partecipati che stiamo portando avanti insieme. E Chiara per Greenpeace. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte, ringraziamo di questa occasione di incontro che ci è mancata tanto in questi ormai 2 anni. E la pandemia è l'ennesimo segnale d'allarme che ci viene concesso in questo, ci è stato suggerito ancora, di quello che è il fragile equilibrio fra l'uomo e natura che sempre più viene intaccato negli ultimi anni. E chiaramente esistono rischi legati all'emergenza climatica, quindi dagli effetti diretti del riscaldamento globale a quelli indiretti di patologie infettive che vengono, come la pandemia, quindi i continui salti di specie che stiamo vivendo, allo scioglimento di ghiacciai che possono mettere in circolo nuovi agenti patogeni. La ripartenza dopo il Covid è una sfida, ci può dare anche l'occasione di ci mettere davanti un bivio e di ripristinare quello che era il vecchio sistema, oppure inventarsi uno nuovo che tanti e tante di noi hanno in testa, quindi ci sono le alternative. Greenpeace ha lanciato un sondaggio all'interno di questa campagna Restart dopo il lockdown, a cui hanno partecipato 15.000 persone, che chiedono sostanzialmente una mobilità sostenibile, che è quello che cerchiamo anche di riportare nelle nostre città, perché le città sono sempre più popolate e questo è un dato in aumento. E inoltre le città sono anche la maggior fonte di inquinamento e di produzione di CO2. Quello che chiediamo è una rivalutazione e rivoluzione energetica partendo dalla decarbonizzazione e lo spostamento verso una nuova mobilità sostenibile, con cui insomma siamo anche abbastanza in linea nelle politiche che si fanno anche nella nostra città.
Chiediamo attenzione alla produzione di cibo, che sia sempre più territoriale, che sia meno della grande distribuzione, quindi con gli stessi consumatori che fanno la spesa e fanno i propri approvvigionamenti in un modo più sostenibile. E la quarta grande richiesta è quella della riduzione della spesa militare, che si collega benissimo a tutto questo, perché sappiamo che gli investimenti attuali sulle spese militari, che in più se lo chiede da anni, di rivolgerli nelle spese sanitarie, perché il virus in questo caso, come la crisi climatica, non si combatte con gli F-35. E c'è una pericolosa alleanza infatti tra le missioni militari e l'industria fossile. Da pochissimi giorni è uscito un interessante rapporto che anche io ho letto grazie a questa operazione di intervento sulle operazioni della cabina del Golfo di Guinea e il Mare Sicuro, no? Che sono praticamente sorvegliano e proteggono piattaforme ENI ubicate nel mare Mediterraneo. Quindi si tratta di un vero paradosso, considerando che oggi la più grave minaccia è rappresentata dal riscaldamento globale e alcuni effetti quali la pandemia. E invece il focus della politica ad oggi è internazionale e nazionale, si rivolge sempre agli interessi economici e all'accrescimento del potere. Diciamo inoltre che è possibile firmare una petizione che Greenpeace e altre tante associazioni, un'iniziativa di cittadini europei che chiede di vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dell'industria dei combustibili fossili sul nostro sito facilmente accessibile, vi chiediamo di firmare. Quindi grazie ancora dell'occasione e attendiamo tutte e tutti molto felici di Mimmo. Ringraziamo Chiara. Io chiamando Giorgio Carli per il distretto di economia solidale, alcune cose per chi volesse dare e contribuire, perché poi tutti i proventi di questa iniziativa andranno per sostenere le spese per la battaglia che Mimmo Lucano sta facendo. Ci sono delle cassette all'ingresso per chi volesse contribuire a sostenere le spese economiche. Chiedo a tutti gentilmente, so che è faticoso, però di tenere la mascherina, e poi lascio la parola a Giorgio Carpi del distretto di economia solidale e della Marche. Sì, allora faccio parte appunto dell'associazione Distretto di Economia Solidale Alto Tirreno, che è nata già nel 2012, che raccoglie aziende, cooperative, associazioni, piccole aziende anche, quindi per esempio il mercato contadino di Pisa, per farne uno, cioè quel raggruppamento di piccole aziende, e gruppi anche informali, soprattutto gruppi di acquisto solidale. E allora il DES sostanzialmente appunto proprio supporta queste piccole aziende nelle problematiche che hanno dal punto di vista così anche formale, e poi per esempio c'è stata la possibilità di difenderli nel momento in cui la pandemia ha bloccato un po', no? Perché in qualche modo abbiamo difeso questa piccola distribuzione organizzata che fanno appunto i gruppi di acquisto solidale. Abbiamo aderito alla rete semirurali, per esempio, che è un'associazione a cui partecipano ricercatori e agricoltori proprio sulle problematiche dei semi e quindi dell'agricoltura, delle normative anche nazionali e internazionali proprio legati al mondo dell'agricolo, dei cereali, ma non solo, e quindi approvate proprio dei semi. Facciamo parte della rete italiana di economia solidale, appunto insieme ad altre realtà nazionali, e anche all'associazione Coenergia, che è un'associazione nazionale appunto di DES, come noi, gas, gruppi d'acquisto. Proprio attraverso loro, attraverso Coenergia, abbiamo stimolato per esempio il discorso dell'accesso di fornitura elettrica, della fornitura di energia, per pretendere, cioè per fare consumo critico. D'altronde questo è quello con cui siamo partiti attraverso il centro nuovo sviluppo, e il consumo critico per esempio nel pretendere e nel comunque privilegiare il discorso del 100% rinnovabile. Quindi quando uno fa un contratto di energia stia attento a questa cosa, a questa questione, e dal punto di vista invece alimentare, di fare patti di filiera, cioè dare più garanzie anche ai produttori in modo che lo scambio sia più equo, più migliore appunto, no? Proprio di qualità ma anche di garanzia per chi lo produce. Dopodiché appunto abbiamo costituito questa cooperativa sociale che
che si chiama MicroMag. Allora, MAG sta per mutua autogestione, quindi significa cooperative che fanno raccolta di fondi e poi fanno microcredito, prestiti. Ora, una MAG lo fa anche alle aziende, alle persone, e la MicroMag che abbiamo creato noi in questo momento lo può fare solo alle persone fisiche, lo facciamo a interessi zero e con garanzie relazionali, cioè senza pretendere garanzie patrimoniali. Naturalmente questo significa che ci deve essere una relazione nei confronti del richiedente, e infatti il nostro si chiama microcredito di prossimità, nel senso che è necessaria proprio la relazione, lo scambio e quindi la conoscenza. Ecco, questo tipo di cooperativa è lo strumento legale nei confronti della legge che garantisce questa possibilità, ma sostanzialmente è lo strumento legale di una rete di nodi, quindi di gruppi che fanno microcredito proprio sui territori. In questo momento i territori che stiamo riuscendo a coprire sono Livorno con l'associazione Microcrediamoci, i comuni di San Giuliano di Vecchiano attraverso l'associazione Lievito, e ultimamente abbiamo imbarcato in questa attività anche il gruppo di acquisto solidale di Lucca, che aveva aperto uno sportello per migranti e che vuole fare appunto questo tipo di azione. Abbiamo il banchetto lì, quindi chi volesse prendere informazioni non può venire. Grazie. Ringrazio Giorgio, ci sono gli ultimi quattro interventi che abbiamo pensato di fare. Questa è la festa di una città in comune, come sapete benissimo, diciamo, una città in comune fa parte di una coalizione che è formata da Pisa Possibile e da Rifondazione Comunista, per cui ovviamente sia Rifondazione sia Possibile non sono ospiti, ma per noi sono coorganizzatori di questo evento, visto che lavoriamo quotidianamente insieme. Quindi io lascio la parola a Emanuela Mendola, che è coordinatrice per Possibile, e poi a Giovanni Bruno, prima degli ultimi due interventi, segretario di Fondazione Comunista. Emanuela. Allora, due brevi cose. Innanzitutto veramente voglio ringraziare la Città in Comune per questa festa che è bellissima. Siamo in tante, ci sono tante associazioni. Non è banale, io un po' sono dentro queste cose, non è banale organizzare una cosa del genere e organizzarla facendo venire tutte queste persone, quindi grazie. E come ha detto Ciccia, appunto, noi condividiamo insieme a Rifondazione Comunista e alla Città in Comune, la coalizione dei diritti in comune da circa 3 anni e mezzo ormai. E allora, visto che appunto faccio parte di un partito politico e sono qui anche in un ruolo politico, dico piccole cose politiche, una piccola cosa politica, diciamo. E mi è venuto in mente, mentre parlavamo di accoglienza, insomma, poi parleremo tra poco con Mimmo Lucano ovviamente della sua storia, della sua bella storia, ora insomma un po' in difficoltà. Però mi è venuto in mente che uno degli elementi per cui noi ci siamo poi candidati anche 3 anni e mezzo fa, nel 2018, in alternativa, certamente alla destra ma anche al centro-sinistra che in quel momento governava, una delle cose che noi contestavamo era per l'appunto il DASP urbano che fece invece il sindaco di centro-sinistra a Pisa, in cui noi dicevamo semplicemente ci sembra che questo provvedimento colpisca, diciamo così, i poveri più che la povertà, che la povertà non sia assolutamente rimanga tale e quale, e avevamo la sensazione che questa cosa potesse aiutare la destra piuttosto, e infatti devo dire che su questo avevamo ragione, la destra ha vinto. Allora io volevo appunto semplicemente dire, anche proprio in funzione di quello che verrà detto dopo, dell'intervista che Sergio Contempelli farà a Mimmo Lucano e sentiremo da lui, io quindi non mi permetto di dire, però vorrei anche dire che la vicenda di Mimmo Lucano e comunque tutta la questione accoglienza e immigrazione in questo paese è da tempo, diciamo così, intossicata da politiche ingiuste, diciamo così, sia del centro-sinistra che del centro-destra. Anzi, diciamo che ha cominciato il centro-sinistra, perché il DASP urbano che applicò qui il sindaco veniva da Minniti, quindi c'è dal ministro Minniti, era lui che aveva emanato questa cosa, e poi i singoli comuni potevano ovviamente calarla, no? a livello locale. Quindi ha cominciato lui, poi dopo è arrivato Salvini che ovviamente ha progredito sulla questione e ha chiuso il cerchio. Ecco, io credo che veramente invece bisogna comunque riconquistare il dovere di solidarietà, insomma.
insomma, che si è un po' smarrito, ma si è smarrito anche laddove bisognerebbe trovarlo, insomma, cioè nella parte politica dove noi ci aspettiamo di trovarlo, quantomeno sulla carta, perché ormai mi sembra che, insomma, ci sono anche gli accordi con la Libia, ci sono una serie di cose che uno dice, ma è impossibile che queste persone, presentandosi al nome della, insomma, della sinistra, del centro-sinistra, porterà avanti queste politiche. Allora io veramente vorrei che si facesse, insomma, ecco, una considerazione un po' più, un po' ampia su questo discorso, su questa questione, e niente, insomma, cioè, voglio dire, insomma, andiamo avanti, che noi, insomma, noi in concorrenza, insomma, abbiamo sempre pensato che fosse giusto invece che fosse giusto dimostrare appunto la solidarietà, e che il modello che c'era di Aci, di Mimmo Lucano, peraltro noi come possibile siamo andati a trovarlo più volte, insomma, c'è la segretaria Pippo Civati, ci siamo stati più volte proprio a trovare Mimmo Lucano, fosse un modello di accoglienza virtuoso, e che si è volutamente insomma, messo in difficoltà e poi ovviamente distrutto, perché appunto era un modello virtuoso e non faceva gioco né a centrodestra né a centrosinistra. Grazie Ciccio davvero per questa bella festa, grazie a tutti. Ringraziamo Emanuela, ricordo che per chi fosse interessato è possibile firmare una proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo proposta da Possibile. Mi ero scordato e chiedo scusa un'altra associazione importante prima di Giovanni, Giovanna di 5L di Riace, se puoi venire, grazie, scusami. No, prego, e ti ringrazio molto della presenza. Grazie a voi dell'invito e dell'accoglienza bellissima. Io semplicemente e brevemente, non sono un'oratrice, ringrazio a nome di Gimol la Onlus che segue l'ambulatorio medico a Riace, fondata da mio zio che è anche medico e amico di Mimmo. Noi abbiamo degli ambulatori medici in giro per il mondo, dal Kenya alle Filippine all'Indonesia al Congo, e ultimo ma non ultimo in ordine di importanza abbiamo Riace. L'obiettivo dell'associazione è curare i bambini nelle aree del mondo in cui questo diritto non è garantito, e purtroppo anche in Italia è così, con gli ospiti che noi a Riace riteniamo come a casa loro, però purtroppo non è per tutti così. Grazie. Ringraziamo Giovanna, e questo sarà il tema centrale del dibattito che tra poco faremo. Io chiamo Giovanni Bruno, tra l'altro è un piacere perché da poco è stato eletto nuovo segretario di Rifondazione Comunista, una forza con cui una città in comune dal 2013 è in coalizione a lavorare assieme. Abbiamo condiviso il giorno 16 l'ultima piazza dello sciopero generale, una piazza importante per cui con loro abbiamo costruito e stiamo provando a costruire un'alternativa in questa città. Giovanni, e poi ci sono gli ultimi due interventi, per poi siamo in attesa, il Mimmo arriverà tra qualche minuto per iniziare. Sì, grazie a Ciccio, buonasera a tutti e tutti. È veramente un piacere partecipare a questa assemblea, a questa riunione, a questa festa. È una festa che chiaramente è una festa per certi versi di lotta, ovviamente con quella che sarà la presenza appunto di Mimmo Lucano, che sta subendo un'aggressione da parte della giustizia, una sentenza assolutamente ingiusta, assolutamente aggressiva rispetto a quelle che, che sono le politiche di accoglienza, un modello alternativo che nella sua piccolo paese ha tentato di mettere in piedi. Chiaramente questo è uno spunto di riflessione, ovviamente il sostegno a quelli che saranno i passaggi anche che Mimmo dovrà sostenere, dovremmo sostenerlo politicamente, materialmente, ma è il punto di partenza per uno spunto, per una riflessione più ampia. Dobbiamo costruire nel nostro paese, all'interno delle istituzioni comunali, degli enti locali, nelle regioni, un'alternativa al centrodestra, ovviamente alle destre xenofobe, razziste, intolleranti, ma anche un modello di centrosinistra che fino ad oggi non ha fatto niente per dare una prospettiva appunto di svolta alle politiche non solo di accoglienza, ma alle politiche economiche e sociali del nostro paese. In questo momento il Partito Democratico in particolare è in una coalizione, in un governo che sta proponendo appunto una legge
legge di bilancio pesantissima, con privatizzazioni, soldi investiti nella pubblica amministrazione ma funzionali allo sviluppo di progetti che sono prevalentemente gestiti da privati. Insomma, non c'è niente di nuovo, anzi un peggioramento rispetto a questo ultimo anno e mezzo di pandemia. Le occasioni appunto per rilanciare la medicina territoriale, la politica, diciamo, della scuola per eliminare le classi pollaio, sono tutti temi che sono stati assolutamente abbandonati. Quindi noi crediamo che non solo le destre ma anche il centro-sinistra, così come si sta prefigurando, sia assolutamente qualcosa che non darà risposte a quelli che sono i bisogni effettivi della popolazione, delle classi sociali popolari, e che stanno soffrendo più di tutti. Quindi in questo senso noi come partito a livello nazionale, a livello regionale, ma anche a livello territoriale, abbiamo adottato una posizione di assoluta alternatività alle destre, ovviamente questo lo ripeto ma credo che sia evidente, ma anche al centro-sinistra, perché il centro-sinistra al momento non ha dato alcun segno appunto di discontinuità, di cambiamento rispetto a quelli che sono i disastri che da anni sta portando avanti con le sue politiche. Quindi io ringrazio nuovamente per l'invito, per la partecipazione, e saluto alle prossime battaglie, alle prossime mobilitazioni. Grazie. Ricordo rispetto a quello che diceva Giovanni che proprio in questi giorni siamo impegnati rispetto alla questione degli enti locali su due importanti battaglie che vorrei citare: cercare di bloccare l'articolo 6 del DDL concorrenza sulla privatizzazione di tutti i servizi pubblici comunali, una battaglia importantissima che il governo Draghi sta per far passare in queste ore, e l'altra battaglia è contro l'autonomia, contro qualsiasi ipotesi di autonomia differenziata. Anche su questo, quegli elementi che diciamo tutti quanti insieme di solidarietà e di cooperazione potrebbero essere annullati. Io ora do la parola con grandissimo piacere, perché tra l'altro è, diciamo, il suo primo intervento pubblico, alla nuova presidente dell'ANPI, ad Adriana Rannicini. Ringraziamo l'ANPI per la presenza di oggi qui, e un applauso da Adriana, soprattutto di augurio di buon lavoro per quello che rappresenta l'ANPI del nostro paese e per la battaglia costante in difesa della Costituzione che nasce dalla resistenza antifascista. Grazie. Grazie Ciccio, ciao a tutti e a tutte, ciao compagni e compagni, in attesa di salutare Mimmo e di dargli il benvenuto. Tutti noi conosciamo l'ANPI, io sono ANPI di Pisa da un anno, prima abitavo a Milano e facevo parte dell'ANPI Barona, e considero un grandissimo onore che l'ANPI di Pisa riponga in me questa fiducia di avermi eletto presidente. Scusate questa nota personale, ma mi sembrava doveroso visto che probabilmente molti di voi non mi conoscono. Mentre invece noi siamo qui perché aspettiamo Mimmo Lucano, c'è stata una sentenza, abbiamo ricevuto, sappiamo che sono arrivate le motivazioni, non abbiamo letto 904 pagine, qualcuno le sta leggendo e alcuni commenti già emergono, ma io vorrei ricordarvi un commento del 30 settembre del 21, un commento di Gianfranco Pagliarulo, il nostro presidente nazionale, che cominciava così: siamo sconvolti per la notizia della condanna a Mimmo Lucano, cui inviamo solidarietà e vicinanza. Un sindaco che per sensibilità personale e dovere costituzionale ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione la marca del suo impegno. Non ha avuto dubbi Gianfranco Pagliarulo a dire siamo sconvolti, e tutti noi siamo rimasti presenti e vicini a seguire questa vicenda, così come siamo vicini a Mimmo Lucano e alla sua battaglia. In questo momento siamo come ANPI impegnati nella fase congressuale, e nel nostro documento troviamo ispirazione della nostra azione, nel nostro documento e nella Costituzione, perché i temi dell'immigrazione, c'è scritto, sono di fatto, quantomeno in parte, nell'agenda di lavoro dell'ANPI. A ciò siamo chiamati dall'articolo 2 della Costituzione,
La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E questo riguarda anche coloro che chiedono aiuto e sostegno nel nostro Paese. E pur avendo promosso numerosissime iniziative di solidarietà e di prossimità, di vicinanza nei confronti di varie comunità di migranti, in particolare anche nei momenti più pesanti della pandemia che è ancora qui e che sembra decisa a non andarsene, questo lo aggiungo io, abbiamo il dovere di occuparci anche del dramma degli sbarchi e dei naufraghi, così continua il nostro documento, denunciando innanzitutto le responsabilità morali di quanto hanno voluto chiudere gli occhi di fronte al fenomeno, sollecitando invece noi politiche di accoglienza, riaffermando gli inderogabili obblighi del soccorso in mare. Queste sono le ragioni per essere vicini a Mimmo Lucano oggi. E perdonatemi, aggiungo due considerazioni, una di tipo molto personale. Con degli amici l'altro giorno dicevamo: succede che gli articoli della Costituzione, succede che a un tempo o a una generazione senta più vicini alcuni gli altri. Quando io sono diventata grande, l'articolo che era più vicino per me era l'Italia ripudia la guerra, l'articolo 11. Oggi io credo che in tanti di noi sentiamo vicino l'articolo 3, l'articolo sull'uguaglianza, l'articolo che parla direttamente delle nostre condizioni materiali di vita e dell'impegno della Repubblica per rimuovere gli ostacoli che non ci rendono tutti uguali. Questo è oggi un articolo che vive sotto pelle a ciascuno di noi, come l'articolo 40, conoscete l'articolo 40, il diritto di sciopero, il diritto come diritto di libertà, ecco l'articolo 40 negli ultimi giorni è stato molto presente, qualcuno si è distratto, non se n'è ricordato, ma qualcun altro ha provveduto a farglielo ricordare. E quindi, come dire, oggi le motivazioni della sentenza sono pubbliche e i giudici di Locri, scrive il manifesto, smontano pezzo per pezzo l'idea utopica di accoglienza realizzata. I giudici di Locri, ma non ci sono solo loro, ci siamo anche noi, e su questa idea di utopia e di accoglienza realizzata siamo presenti così tanti in questa sala. E se il tribunale lo condanna per associazione a delinquere con motivazioni così inconsistenti, i suoi avvocati Pisapia e D'Acqua dicono che queste motivazioni non sono solo inconsistenti ma insussistenti, cioè che non esistono, perché scambiano per peculato le attività di valorizzazione del territorio. Questo è quello che dobbiamo ricordarci, una valorizzazione del territorio perseguita da Lucano e prevista peraltro nel manuale SPRAR. Quindi aspettando Lucano, aspettiamolo con tutta la nostra capacità di solidarietà, sapendo che noi abbiamo dalla nostra parte la Resistenza, ma anche la Costituzione viva oggi. Grazie. Ringrazio la Presidente dell'Ambia Adriana, ricordo sulla questione della discriminazione che però abbiamo vinto una battaglia importante in città negli ultimi giorni. Ringraziamo i sindacati e gli inquilini che hanno fatto una battaglia senza tregua nell'ultimo anno e mezzo, perché il bando delle case popolari fatto dalla Giunta Conti, che discriminava i migranti sulla residenza e sui possedimenti all'estero, è stato ritirato. Una vittoria importante sul tema della discriminazione. Nei prossimi tre giorni, iniziare il bilancio comunale, faremo una battaglia su questo. Noi però, l'ultimo intervento, prima dell'arrivo di Mimmo, in questo momento entrato in sala, abbracciamo e salutiamo calorosamente tutti i migranti.
felice Mimmo sia arrivato per sentire l'ultimo intervento che abbiamo programmato, perché ci sono tante battaglie in questa città che vengono fatte di resistenza. Per noi è importante, prima di passare la parola a Mimmo, però di avere una testimonianza di un lavoratore e delegato sindacale della Filcams CGL che 5 giorni fa è stato licenziato in tronco dalla ditta WASP, la ditta in appalto che c'è i servizi di guardiania all'interno della OP, per una sola ragione. Si parlava prima dell'articolo 40, perché è un delegato sindacale che non ha paura e che fa il suo lavoro ogni giorno, e perché lotta per i propri diritti e perché si mobilita, per questo è stato licenziato. C'è una sola ragione che dobbiamo avere chiaro per cui Simone è stato licenziato dalla WASP: perché non ha ceduto a nessuno dei ricatti e delle minacce della sua azienda per migliorare la propria condizione di lavoro. Siamo contenti di far chiudere a lui questa serie di interventi prima di passare a Mimmo, perché la battaglia che Simone e tanti lavoratori che in questa città stanno portando avanti, perché la storia di Simone non è una storia isolata, perché in questa città tanti altri delegati sindacali vengono licenziati in tronco come quelli di AVR. Perché? Perché scioperano. Allora, prima di lasciare la parola a Mimmo e a Simone e a Sergio, lascio molto volentieri la parola a Simone, delegato Filcams CGL della WASP, licenziato negli scorsi giorni, e veramente, così come Mimmo, credo che anche Simone merita non solo tutto il nostro appoggio, ma un grande applauso per la battaglia costante che fa nel suo luogo di lavoro. Innanzitutto, grazie Ciccio, grazie innanzitutto a me per darmi l'opportunità di intervenire, insomma, in questa platea importante. La nostra situazione, insomma, è una situazione che, appunto, come ha detto bene Ciccio, non prende solo noi, prende tanti altri delegati, insomma, sindacali in tutta Italia. Siamo stati a dare solidarietà a Scandicci, all'operaio del CSO, licenziati anche loro legittimamente per attività sindacale. Siamo stati a dare solidarietà ai lavoratori CKN, ai lavoratori AVR, come dicevi te giustamente, anche loro licenziati legittimamente. Io appunto sono un operaio delegato Filcams della CGL, appunto, e la mia ditta è l'istituto di vigilanza WASP. Il mio contratto fa riferimento al contratto collettivo nazionale dei servizi fiduciari, che è uno dei più a ribasso per quanto riguarda il lavoro del porterato, con stipendi da 790 euro al mese, 6 ore settimanali, 5 più 1, che superano a malapena 900 euro se fai 100 ore di straordinario in più, insomma. Tutti gli operatori che da 2 anni sono stati assunti sotto questo appalto pubblico dell'azienda ospedaliera hanno lavorato con questo tipo di contratto, con uno stipendio da miseria e con condizioni minime di dignità lavorativa. Scusate, un po' di... Quando parlo di condizioni minime di dignità lavorativa, mi riferisco alle battaglie che abbiamo fatto come gruppo, anche solo per avere un bagno, un posto dove coprirsi se piove o se fa 40 gradi, e per avere un'organizzazione minima del lavoro, cose che in un posto di lavoro dovrebbero essere un diritto sancito dalla Costituzione. La nostra mansione si svolge nei parcheggi adiacenti all'ospedale e dentro le strutture, e prevede di misurare febbre, dare gel e controllare il regolare afflusso di persone. Fin dai primi giorni che è scoppiata la pandemia, siamo stati in prima linea davanti ai padiglioni, a tranquillizzare i pazienti, ad aiutare persone anziane e a garantire che medici e infermieri svolgessero il loro duro lavoro, in un momento dove, per colpa dei tagli alla sanità, il personale sanitario si trovava in crisi di personale e di mezzi per lavorare. Perché non ce le scordiamo queste cose. I mezzi per lavorare che sono mancati anche per noi OTS, soprattutto nella prima fase della pandemia, il quale ci siamo trovati senza mascherine e mezzi di sicurezza a sostenere una situazione di forte crisi sanitaria. Per ritornare al discorso del contratto, come lavoratori WASP, un anno fa ci siamo organizzati e abbiamo iniziato un percorso di lotta sindacale che, come gruppo, proprio con l'intento di vigilare le condizioni di lavoro dei colleghi e di denunciare tutto quello che andava contro gli interessi dei lavoratori e la loro dignità. Ci siamo organizzati e abbiamo messo in luce le condizioni di sfruttamento perpetrate dall'azienda verso i lavoratori: contratti non a norma, trasferimenti punitivi e illeciti, procedimenti disciplinari a pioggia, mancanza di DPI nel piano della pandemia, postazioni senza bagni funzionanti.
appunto una città in comune ha fatto anche una mozione anche tempo fa proprio per denunciare tutte queste questioni all'azienda ospedaliera, appunto. In tutto questo l'azienda ospedaliera ha concesso l'appalto della vigilanza a un'azienda di questo genere, sembra non vedere e non sentire. Da mesi non ha mosso foglia le puntuali e continue osservazioni e note del sindacato e postazioni non idonee permettendo alla USP di fare il bello e il cattivo tempo. La lotta dei lavoratori WOSP, che stiamo conducendo assieme al sindacato per la dovuta trasformazione contrattuale, sta portando ad un miglioramento netto delle condizioni lavorative, economiche e di vita dei lavoratori. Questa si concretizza nell'aumento salariale netto del 25%, buoni pasti, contratto integrativo e 14esimo, per tutti quei lavoratori che fino ad oggi hanno lavorato sotto appalto dell'azienda ospedaliera, da OTS e non da GPG non armata, con un contratto estremamente a ribasso. Queste sono tutte conquiste che abbiamo raggiunto, eh? Cioè noi abbiamo raggiunto le conquiste da 790 euro ad oggi i lavoratori vanno sui 1250 euro con integrativo. Questo prevedeva il capitolato d'appalto, non ci siamo inventati niente, questa è stata una lotta sindacale che come gruppo abbiamo portato avanti. Con tutto questo la USP ha visto bene di tendermi un bel trappolone che ha colpito me come delegato, ma che vuole essere un segnale del padrone contro tutti i lavoratori per dividere e mettere paura. Perché i padroni hanno paura dell'unità e della forza dei lavoratori. Hanno paura e per questo ricorrono alla repressione, a licenziamenti legittimi contro le avanguardie e alle intimidazioni verbali e fisiche. Il mio licenziamento, come quello di tanti altri delegati, di altre sigle sindacali, è il messaggio che il governo Draghi sta lanciando al Paese attraverso i padroni, con la nostra classe, contro la classe operaia. Per questo io ringrazio tutti, insomma, ad avermi ascoltato, anche se non è stato facile, perché insomma c'è un po' di, anche un po' di tensione e tutto, però io insomma rilancio la solidarietà a tutti i lavoratori contro i licenziamenti illegittimi, contro la repressione aziendale, perché noi bisogna lottare per un lavoro utile e dignitoso per tutti, per la sicurezza e per i diritti. Perché solo lottando per i diritti possiamo lavorare di per qualcosa. Ringrazio a tutti. Grazie. La battaglia che sicuramente noi faremo è per il reintegro di Simone e di tutti gli altri delegati sindacali che vengono licenziati come ritorsione nella nostra città. Invito ancora Sergio Bontempelli, presidente di Africa Insieme, e Mimmo Lucano, il nostro sindaco di Riace, sul palco. Abbiamo fatto anche tardi, semplicemente per ringraziarvi veramente tutte e tutti, perché per una città in comune non è stato banale organizzare l'evento di oggi e la risposta di solidarietà che diamo, che la città di Pisa oggi dà a Mimmo, è una risposta molto importante. Dico solo due cose: nel 2018, quando ci siamo candidati con un programma molto preciso, noi indicammo Riace come una delle esperienze eretiche a cui ci ispiravamo per costruire delle forme di municipalismo differenti. Quello che sta avvenendo dimostra ancora di più come quello che avevamo scritto in quel programma è importante. Noi l'abbiamo detto, per noi oggi è una festa che ci proietta verso il 2023. Verso quelle che saranno le prossime elezioni amministrative, e lo facciamo e l'abbiamo voluto fare con Mimmo perché rappresenta esattamente bene quell'alterità a quel modello neoliberista che tanto il centrodestra quanto il centrosinistra rappresentano. Noi siamo convinti che queste forme di municipalismo eretico possano vincere in una città, debbano vincere una città, perché sono gli unici che possono tutelare gli ultimi e gli invisibili. Lascio la parola a Sergio e così iniziamo la nostra intervista a Mimmo Lucano. Allora, la scena naturalmente è tutta per Mimmo, io mi limito a dire un paio di cose, a introdurlo e soprattutto sulla vicenda specifica che poi lui commenterà.
dicendo un paio di cose. Allora, la prima è questa: Riace è noto come il paese dell'accoglienza. In realtà Riace è stato qualcosa di più, la Riace di Domenico Lucano, non è stata solo buona accoglienza, certo c'è stato anche questo, ma l'elemento sovversivo, mi viene da dire, dell'esperimento di Riace è che ha rotto definitivamente la narrazione noi loro. Cioè, in tutti questi anni ci è stato detto: o aiutiamo gli italiani, dividendo il mondo in passaporti, invece che magari in fasce di reddito, che sarebbe più utile, o aiutiamo gli italiani o aiutiamo gli stranieri, dobbiamo scegliere. L'esperimento di Riace ha rotto questa cosa, perché ha dimostrato che si può fare accoglienza producendo non solo incontro, cultura, ma anche ricchezza, economia, reddito per tutti, no? Per cui a Riace, per esempio, la presenza dei migranti significava presenza di bambini, quindi riapertura delle scuole, significava un'economia che a partire dai migranti costruiva il frantoio che poi è finito nelle grinfie del processo, no? Il frantoio sociale, forme di cooperazione in cui poi trovavano lavoro non solo i migranti stessi, ma anche le persone locali. Quindi si era rotto quel meccanismo o noi loro, o aiutiamo i migranti o aiutiamo gli italiani, come se fosse un problema di aiutare qualcuno e non di riconoscere i diritti. Allora Riace è stata attaccata per questo, e attenzione, seconda e ultima cosa, e poi lascio naturalmente la scena a Mimmo, che è il protagonista di stasera, attenzione, perché il processo non è stato solo qualcosa che è accaduto in aula giudiziaria, no? Se ne è discusso a livello nazionale, a livello mediatico, e sta passando in questi mesi una narrazione che è profondamente sbagliata, poi Mimmo credo che su questo avrà molte cose da dire, che è fattualmente inesatta. La narrazione è questa: Mimmo è una persona generosa, è tanto bravo, è tanto buono, però ha commesso dei reati. L'avrà fatto anche in buona fede, ma i reati si puniscono e la legge si applica. Allora, se uno va a leggere la sentenza, stamattina sono anche uscite le motivazioni, sono 900 pagine, io le ho ricevute stamattina alle 10, non le ho lette tutte magari, però qualcosa abbiamo visto e ho visto. Se noi andiamo a vedere la sentenza, c'è una grande mistificazione, perché in realtà tutta l'impalcatura processuale è stata quella di partire da alcune forzature amministrative che ci sono state, forzature amministrative, forzature contabili, che servivano per prendere i soldi dell'accoglienza e usarli per questa finalità che vi stavo dicendo, no? Cioè a beneficio di tutti, e criminalizzare questa cosa trasformandola in un reato penale e ipotizzando una cosa che non viene mai fuori poi dalle prove concrete che sono state raccolte, ipotizzando che queste irregolarità amministrative fossero fatte per l'arricchimento personale di Mimmo Lucano e delle persone che gli stavano intorno. Allora, da questo punto di vista, è l'ultima cosa che dico, da questo punto di vista le motivazioni della sentenza sono grottesche, nel senso che se voi le leggete, sono uscite anche su internet, ho visto, se voi avete la pazienza di leggerne almeno una parte, sono costruite grosso modo così. Si dice: Mimmo Lucano non è vero che ha fatto tutte queste cose per l'accoglienza, in realtà è chiarissimo che l'ha fatto per il suo arricchimento personale e per la sua volontà personale, come dimostrano inequivocabilmente le intercettazioni. Due punti: viene riportata l'intercettazione e l'intercettazione dice il contrario, vero? Ce n'è una, ce ne sono diverse, per esempio una delle questioni era la questione dei lungo permanenti, cioè Mimmo Lucano si rifiutava di mettere in mezzo a una strada persone a cui era scaduto il periodo di permanenza massimo dentro l'accoglienza. Lui non voleva metterle per strada e voleva trovare delle sistemazioni alternative, quindi a volte succedeva che le persone rimanevano oltre il periodo consentito per l'accoglienza. I giudici dicono: ha fatto questo per il proprio arricchimento personale, perché così ci faceva dei soldi, come dimostra questa intercettazione. Nell'intercettazione si legge
Si legge lui che parla, Mimmo Lucano, che parla con un suo collaboratore e dice: a me mi vogliono far mandare via le persone perché c'è una regola, ma la nostra missione è più alta. Ora, io non credo che Totò Riina, quando parlava con i suoi collaboratori, dicesse: la nostra missione è più alta, no? Se uno vuole arraffare qualcosa, dice: la nostra missione, il nostro scopo è quello di arraffare più soldi possibile. Lui dice: la nostra missione è più alta, e questo diventa un elemento di, non si sa perché, di responsabilità. A un certo punto lui, nelle intercettazioni che dovrebbero essere schiaccianti, dice: ma io quasi quasi mi ritiro dalla carica di sindaco, non mi candido nemmeno. Vado a lavorare con un'ONG, basta che mi diano 1200 euro al mese, quanto guadagniamo con gli insegnanti, perché tanto alla fine io in banca non ho nulla e vivo con quello e mi va bene, mi va benissimo. Per il tribunale questa è la prova che lui aveva accumulato dei soldi, li aveva talmente ben nascosti che poteva dire al mondo che guadagnava con 1200 euro e poi per il resto sarebbe vissuto da nababbo. E non si sa da dove la trovano questa cosa. Ecco, se voi leggete il processo è tutto così. Allora, ultimissima cosa, giuro, questo in realtà è chiaro che fa parte di un clima politico. Non voglio parlare né di complotti né di nulla, ma fa parte di un clima politico in cui si è progressivamente criminalizzata l'accoglienza, la solidarietà, persino l'aiuto disinteressato. Questo percorso, purtroppo, grazie. Questo percorso purtroppo non è cominciato con Salvini. Questo percorso purtroppo è cominciato con i governi di centrosinistra. In contemporanea alle prime diciamo ispezioni che Riace ha ricevuto su mandato del ministro Minniti, in contemporanea si cominciava la campagna di criminalizzazione delle ONG, cioè di quelli che salvavano le vite in mare, e si cominciava a dire che salvare le vite in mare voleva dire incentivare l'immigrazione, cioè secondo qualcuno ci sarebbero i migranti che sono incentivati a partire perché sanno che qualche nave scalcinata di ONG forse gli salverà la vita. Questo è il panorama della discussione. E ci sono state cose grottesche. A Udine, sulla rotta balcanica, c'è un'associazione che si chiama Ospiti in Arrivo, lo dicevo anche l'altro giorno quando ci siamo incontrati a Roma, a Monteverde del Trinazista, un'associazione che si chiama Ospiti in Arrivo, che dava pasti caldi ai profughi che arrivavano dalla rotta balcanica. Era un'associazione di aiuto quasi minimo, no? Nulla di particolarmente sovversivo. Sono stati accusati di essere favoreggiatori dell'immigrazione clandestina e la procura ha detto: loro ci vogliono lucrare. Loro gli hanno detto: ma come facciamo a lucrarci? Gli prepariamo un pasto caldo a nostre spese. No, voi volete lucrare perché in realtà voi così vi fate pubblicità e poi raccogliete i soldi del 5 per 1000. Per fortuna in quel caso il tribunale, quando ha sentito questa accusa della procura, ha detto al procuratore: insomma, bevi un po' di meno, ecco, fai altre cose, ripigliati, no? E l'accusa è decaduta, però questo è il clima. E Salvini e le destre sono cresciuti anche per questo clima. Allora, per noi è importante invece invertire questo clima politico e costruire invece una politica che sia non solo inclusiva per loro che arrivino, ma che sia a beneficio di tutti coloro che lavorano e di tutte le fasce deboli. Mimmo ha fatto questo, è il simbolo di questo, prima di essere un esperimento di buona accoglienza, e quindi noi una volta di più lo ringraziamo, non di essere qui, ma per tutto quello che ha fatto e sta facendo. Grazie. Grazie per la solidarietà, per l'accoglienza, per l'affetto. Grazie a Sandro Modaffari che ha organizzato, forse lui mi ha invitato, ci tenevo tantissimo e sono felice di essere qua con voi. E ogni volta per me è come essere in un'aula del tribunale, perché in ogni caso
sempre una forte emotività per incontrare le persone, per gli effetti mediatici che questa storia ha avuto, c'è sempre questa, da parte mia, c'è sempre una condizione così di che cosa pensano le persone, che cosa pensano, c'è sempre, nonostante diciamo l'accoglienza, l'affetto, però io credo che la curiosità è fisiologico, questo è una cosa giusta. Allora devo, nella narrazione, devo cercare in tutti i modi possibili di essere, ovviamente sono le mie considerazioni, sono i fatti come io li ho vissuti, come tutto è successo, ma devo essere più obiettivo possibile, e voglio trasmettere anche che sono il mio punto di vista, non voglio nemmeno avere la presunzione di che quello che dico è sicuramente, ma allo stesso modo è il tribunale, è il giudice, sono la procura, io vi rappresento le cose come le ho vissute in maniera obiettiva, senza. Che cosa prima della storia giudiziaria? Io sono stato sindaco per 3 legislature nel mio comune, si chiama Riace, è un comune della provincia di Reggio Calabria, 1600 abitanti, tutto questo, c'è stato un clamore mondiale, in realtà è un piccolo comune, 2 agglomerati urbani, Riace Cencio che è una 500 abitanti e poi la Marina che è più di recente formazione, la differenza è 1100 abitanti. Io sono un cittadino di Riace Superiore. In realtà il mio rapporto con l'immigrazione è iniziato prima che io diventassi sindaco, nel 1998. Perché? Perché c'è stato uno sbarco sulla spiaggia di Riace e io sono stato un volontario. Mi sono avvicinato in maniera casuale e mi ha coinvolto un vescovo che all'epoca c'era una struttura che si chiama la Casa del Pellegrino, che è 2 km distante dal centro abitato di Riace Superiore. Dal mare i profughi sono stati portati nel pomeriggio presso questa struttura. Il vescovo aveva detto apriamo i conventi, aveva anticipato quello che Papa Francesco tanti anni dopo avrebbe detto. E io quel pomeriggio andai per capire quello che era successo, erano arrivati in una piccola comunità di 500 abitanti 200 e più persone, è stato un fatto, come devo dire, importante per la comunità, un popolo in viaggio e arrivano per una casualità, anzi quando in tanti hanno cercato di contestare il fatto che una comunità dove ci sono tantissime problematiche sociali, economiche, forti condizionamenti da parte delle mafie, l'assegnazione sociale, dove tutte le persone ripetono ormai il nostro futuro è altrove, che significato ha pensare di poter integrare i rifugiati che arrivano a un luogo delle partenze? Non può pretendere di risolvere problemi di persone che sono in viaggio e che sono in fuga anche dalle guerre. Io mi sono sempre difeso, soprattutto lo diceva l'ex ministro Salvini, che a un certo punto si è interessato di quello che è venuto a Riace, è venuto anche di presenza, è venuto personalmente, e io mi sono difeso, come diceva pure il vescovo. È stato responsabile di tutto questo il vento e il mare, perché se non ci fosse stata quel veliero, ovviamente quell'evento ha cambiato il destino della comunità, ma anche il mio personale. All'epoca io non ero sindaco e sono diventato un volontario, poi anche uno di loro, perché ho condiviso le rivendicazioni
del popolo curdo, sono diventato un attivista del movimento di liberazione del popolo curdo. Ho condiviso la questione politica che era alla base di quelle rivendicazioni, rivendicazioni che si connettevano con le ansie anche di riscatto della nostra comunità. Quindi sin da subito l'accoglienza a Riace ha avuto questa duplice funzione: da una parte di essere qualcosa di positivo per la comunità locale in agonia sociale, dove tutto si stava perdendo, e anche una condizione di riscatto per le persone che arrivavano dalle guerre, in quel caso il popolo curdo, che è come se queste, quelle due ansie così di riscatto si connettono, una che è mondiale e l'altra di una piccola realtà locale. Questo è stato l'inizio per me, il mio interesse per i temi dell'immigrazione, dell'accoglienza. Nel 2004 sono diventato sindaco, nel 2001 c'è stato, secondo me, anche grazie a quell'esperienza di volontariato, di accoglienza spontanea che si è connessa con quello che accadeva ai confini con l'ex Jugoslavia, dove c'erano organizzazioni anche del volontariato sociale, non di enti locali, ma di associazioni del volontariato. Ci sono questi avvisi di garanzia e quindi le attività, tutto quello che il sistema dell'accoglienza che c'era a Riace era come fermo, non arrivavano fondi, non arrivavano più rifugiati, solo quelli che arrivavano in maniera spontanea, che si presentavano non provenienti dai flussi così ufficiali. E a dicembre poi del 2017 facemmo una riunione con la giunta comunale, decidemmo di interrompere i rapporti con la prefettura, perché il 3 luglio del 2017 il prefetto, l'ex prefetto di Reggio Calabria, aveva autorizzato una manifestazione di Forza Nuova con le bandiere nere, erano arrivate sotto il municipio, simbolo di accoglienza e anche di antifascismo, perché l'accoglienza a Riace è stato un processo politico, ma non può essere altro, basta capire le persone che loro vengono e per quale motivo. E in pratica si chiude quindi il rapporto alla fine del 2017. Il 2018, verso il 20 di febbraio, dopo una richiesta tramite la procura di Reggio Calabria, la DDA, arriva quella relazione, arriva, ed era completamente che il prefetto voleva tenere nascosta. Allora lui deve, questo ex prefetto di Reggio, ma anche ex capo dipartimento, perché si è dimesso giusto una settimana fa, perché la moglie era coinvolta nella gestione della baraccopoli di Borgo Mezzanone, dove pare che abbia degli interessi di proprietario di terreni, nella gestione così con il caporalato, con gli imprenditori, di questioni molto, molto delicate sullo sfruttamento della manodopera dei migranti. Ma lui, a me mi hanno fatto delle interviste, ho detto che queste sono questioni che riguardano la moglie, che spero che magari possa anche dimostrare l'estraneità ai fatti, ma invece lui deve rispondere perché di questo atteggiamento che ha avuto come prefetto, che non è mai venuto a Riace, perché ha autorizzato la manifestazione di Forza Nuova, perché ha tenuto nascosta quelle relazioni che avrebbe potuto completamente cambiare il corso delle cose, perché una
relazione negativa, l'altra invece, nonostante le mie richieste, anche le paure che cercavano di trasmettermi per dire che tanto è una relazione negativa, ma non era vero nulla, perché quella relazione, il prefetto si è arrabbiato, l'ha giudicata il racconto di una fiaba. Di queste cose deve dire, perché lui secondo me ha avuto un ruolo centrale proprio come una cabina di regia, che ovviamente quando poi il ministro Salvini lo nomina come capo dipartimento libertà civile e immigrazione, alla fine conferma tutti i sospetti, perché in un ruolo così importante, ad una persona di fiducia anche sul piano delle motivazioni politiche, e aveva dimostrato a Riace e a San Ferdinando quello che questo prefetto aveva fatto in tema di immigrazione, per cui occupa quel ruolo ed è evidente il tentativo di avversione, il tentativo di fare saltare quello che c'è a Riace per un'avversione di carattere politico. Il 2018, il 2 di ottobre, io subisco gli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per l'affidamento della raccolta dei rifiuti, e dopo 14 giorni questi arresti domiciliari diventano obbligo di dimora. Tranne che nel mio comune, dove io comunque avevo messo me stesso, dove avevo cercato in tutti i modi, anche rispetto a quello che era accaduto, con un senso di partecipazione costante come militante, come un impegno che è andato oltre, è stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire, questo obbligo di non dimora nel mio comune. Addirittura la procura non vogliono nemmeno farmi andare a votare, perché poi nel 2019 a maggio c'erano le elezioni comunali, e questo giudice che mi ha condannato invece mi ha autorizzato, scrivendo nel dispositivo di autorizzazione un diritto costituzionalmente garantito. Così anche mi ha revocato le misure cautelari il 5 settembre, ed è strano che mi rende libero, posso tornare di nuovo a Riace, e poi invece nella sentenza del 30 settembre mi condanna anche per la turbativa d'asta e per avere affidato a due cooperative sociali la gestione delle raccolte dei rifiuti. Quindi il 6 settembre aspettavamo un epilogo di questa storia giudiziaria favorevole, che anche agli avvocati non c'erano tante cose che avevano solo un aspetto così amministrativo, ma non penale, però sono stato condannato a 13 anni e 2 mesi, e non mi hanno riconosciuto nemmeno le attenuanti generiche. Io non avevo mai avuto precedenti penali, anzi c'è stato il vicepresidente della Corte Costituzionale che si è meravigliato, ha fatto una dichiarazione pubblica, ma a parte che non ha avuto precedenti penali, ma emerge anche un altro elemento, che una persona come sindaco, ma anche come cittadino impegnato nella politica, ma c'è sempre una costante, un'attenzione per il rispetto dei diritti umani. Quindi perché questa, una sentenza così violenta è rimasta una... Fino alle motivazioni io non ho letto, non ho nemmeno approfondito bene. Stamattina ero a Bologna, ieri sono state pubblicate queste motivazioni, però c'è come un clima di sospetto. Allora io ho pensato che per quello, quando ho cominciato a parlare, vi ho detto qual è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo di questa condanna?
non era l'obiettivo degli anni. Io da subito ho avuto questa percezione. A me non, anche oggi non mi spaventa che mi danno 13 anni e forse loro non sono nemmeno contenti di questo. Non è questo. È il tentativo di denigrazione e delegittimazione morale. È questo che vogliono arrivare, se no non sono mai contenti. Se voi tutti, dove vado, c'è una percezione così di solidarietà, di affetto, quasi che istintivamente capiscono le persone, perché poi escono fuori inevitabilmente delle cose. Se la Guardia di Finanza e il colonnello, che è il maggiore testa dell'accusa, dopo 2 o 3 anni di intercettazioni telefoniche, ambientali, in cui hanno tentato di tutto, e dice al giudice che mi condanna: no, ma questo non ha toccato un euro, non ha interessi economici, aveva interessi politici. E secondo me non riescono nemmeno a comprendere questo, fino in fondo, questo significato, perché pensano interessi politici che è legato a un partito, non a una visione ideale, una visione che va oltre gli aspetti elettorali. Si limitavano a dire: ma qual è l'interesse che muove? E anche nella trascrizione degli atti processuali viene ribadito questo. Però vengo condannato per peculato. Per peculato che cosa? Entro nel merito così dei reati e della condanna. Per peculato perché con i 35 euro pro capite pro die era diventato così. Io quando partecipavo come sindaco alle riunioni dell'ANCI, dei famosi tavoli tecnici, avevo cercato di portare il contributo che proveniva dai territori, nel mio caso un territorio limite come la Calabria Ionica, un luogo delle partenze, di emigrazione, di dire: ma attenzione, con 35 euro noi possiamo svolgere sia la fase ordinaria dell'accoglienza, mangiare, dormire, dare le case, che è la fase più facile, anche meno impegnativa sul piano economico, a meno che non si diventa abili ragionieri a giustificare tutta la spesa con consulenze. Invece io avevo detto: la parte più importante da trascrivere nei manuali unici di rendicontazione, nelle linee guida, è quella dell'integrazione. Come sindaco e come una persona fortemente impegnata anche rispetto all'accoglienza, all'integrazione, avevo pensato, e questa è la fase più importante, costruire dei presupposti che il dopo progetto diventa occasione e per i rifugiati e per la comunità locale, programmi sull'agricoltura, sulla zootecnia, sul turismo solidale, su delle attività, in modo che in un luogo dove non c'è nulla, una terra arida, dove tutto era stato abbandonato, quei soldi potevano essere l'occasione. E così abbiamo cominciato a fare attività, la fattoria sociale, turismo dell'accoglienza, tantissime botteghe di artigianato multietnico, un frantoio oleario, un parco giochi, tutte cose fatte con le risorse dove normalmente si fanno i progetti così, dove la fase ordinaria è l'integrazione, perché si parla comunque di accoglienza integrata da un punto di vista giuridico. Alla fine il peculato me lo contestano per tutte queste cose, ma non è che sono mie personali. Io come sindaco ho cercato di arricchire il territorio e di trovare soluzioni, e non fare diventare i progetti come un'attività alberghiera che entrano ed escono, e praticamente mi hanno condannato per peculato come distrazione di fondi. Mi hanno condannato per abuso d'ufficio, perché le persone prima... Questo è stato vile lo Stato, ed io sono stato consapevole di disattendere, ma non lo so se è una legge, era una linea guida. Mi chiedono numeri altissimi,
quando c'è l'emergenza Lampedusa, quando ci sono questi flussi che loro ritengono come delle invasioni e perdono la testa nel ministero, mi chiamano, vogliono numeri altissimi. E poi quando arriva, però devi rispettare le linee guida, i 6 mesi, se no diventano, hanno utilizzato questo termine lungo permanente, lungo per questo termine tecnico, che come le persone sono ad orologeria, dopo 6 mesi devi cacciare, perché se no disattende. Non è possibile togliere i bambini dalla scuola, a settembre li inseriamo e poi a febbraio non dobbiamo nemmeno permettere di finire l'anno scolastico. E questo è un reato, di abuso d'ufficio. Ma il mio avvocato dice: ma non c'è traccia di questo reato di associazione a delinquere, non l'hanno nemmeno motivato, non esiste nelle motivazioni, non hanno voluto nemmeno spiegare. Il modello Riace, che è stato una cosa studiata come risposta ai fenomeni migratori che si svolgono in realtà limite, dove si perdono le speranze per un futuro possibile, e che dà una risposta che è utile non solo per il nostro comprensorio, per la Calabria, ma è utile anche per le grandi città di tutta Europa, dove ci sono queste enormi periferie urbane e dove ci sono fenomeni di spopolamento. È una risposta, una soluzione per il mondo, che veniva da una soluzione di umanità, ma anche una strategia di inclusione che è favorevole, perché le nostre comunità invecchiano e perché c'è bisogno di persone, se vogliamo vederla da un punto di vista anche delle opportunità. Quindi era un'indicazione che proveniva da un'esperienza diretta, concreta, in un luogo limite, che poteva essere utile per il mondo rispetto a questo fenomeno inarrestabile delle migrazioni. Quindi, e l'hanno trasformata per associazione a delinquere. Quello è stato invece, il mondo ha visto un'altra cosa. La Procura di Locri e il Tribunale di Locri hanno visto tutta un'altra storia, ma anche la politica della destra ha visto un'altra storia, ha interesse a vedere un'altra storia. Credo io che, e non lo dico perché devo costruire alibi, cioè, voglio che l'orgoglio mi rimane con la testa alta, anche quando in questi giorni gli avvocati, perché non sono stato solo io condannato, ce ne sono altri, almeno 20, stanno parlando di patteggiamenti. Io ve lo dico chiaro e lo dico a tutto il mondo, anche se devo fare un giorno, mi dicono che fare un giorno, io dico no, io voglio fare anche 13 anni, ma non posso accettare che di mettere la mia dignità e i miei ideali sotto i piedi, non lo posso accettare questo. Voglio fare 13 anni, voglio la giustizia, sì. Ma io voglio che il mondo sappia. Il peculato me l'hanno contestato, e che cosa? Io non ce l'ho nulla. Stanno cercando, non è solo la sentenza, è il tentativo di delegittimazione morale, ma non di una persona come sono io, di un ideale. Perché io ho detto sempre, e ve lo dico pure a voi, delle cose abbastanza semplici che vengono fuori da una realtà limite, da una storia che riguarda l'immigrazione, uno dei temi più importanti anche nelle sfere politiche. Ho detto, e ve lo dico anche a voi, che ci sono due visioni, come si riace si incontrano per una strana coincidenza, per una visione di inclusione, di solidarietà, di fraternità,
di rispetto dei diritti umani e che è molto più pertinente, molto più vicina, al di là dei partiti, alla visione di un ideale di sinistra, della sinistra. Invece i fili sfilati, orrori dell'egoismo, discriminazioni, razzismo, fascismo, sono pertinenti a una visione della destra. Questa è questo che dà fastidio, questo che dà fastidio. Allora, il tentativo è quello di dimostrare che ognuno nell'accoglienza, nell'immigrazione ha un interesse e stanno cercando in tutti i modi, in tutti i modi. Non basta solo la condanna, ma vogliono raggiungere, oppure che io devo accettare il patteggiamento per dire sì o no, ve l'ho detto prima, nemmeno per un giorno, perché ne va di me. E questo è il mio contributo alla nostra causa politica ideale, non di un partito, di quello che ancora rimane, perché quello che è accaduto a Riace è una scelta politica. Io con chi ho fatto? Ho fatto con le persone, con lo scarto dell'umanità, ho immaginato come una rivolta sociale. Per una volta sono sindaco, io ce l'ho gli ideali della sinistra e non lo posso rinnegare mai in cambio di nulla. E il mio contributo che ho dato ad una speranza, ad un ideale che magari tante persone lo vivono come lo vivo io, e questo è il vero tentativo, quello che fa male dal viaggio è questo. Se no io che cosa ho fatto? Mi hanno condannato anche per la raccolta, per le carte d'identità. Per le carte d'identità io ero responsabile dell'ufficio anagrafe, perché era andato in pensione il responsabile, e a zero oneri per il comune. Il segretario comunale mi ha detto fai tu, ho fatto. Quando sono arrivati i rifugiati erano accompagnati dalla coordinatrice e chiedono le carte d'identità, mi sono distratto e non mi sono manco accorto. Mi è sembrata una cosa spontanea di non fare pagare quei 5,32 euro che sono diritti di segreteria. Poi da quel momento ho pensato non facciamo pagare nemmeno ai cittadini del luogo per non fare discriminazioni, ma li compravo io con i miei soldi le carte d'identità a Reggio Calabria, non mi pagavo nemmeno la benzina della macchina, non ho mai avuto né autisti, non ho mai avuto nulla. Ho fatto il sindaco più come militante. E praticamente mi hanno condannato per danno erariale, anche se questo posso dire è più un reato amministrativo che altro. Comunque ho subito una condanna anche sui rifiuti, l'affidamento a due cooperative sociali. Ho cercato di sottrarre il comune dal forte condizionamento. Ogni anno sempre la stessa ditta, unica partecipante, si aggiudicava la gara d'appalto. Ecco, in una terra dove la gestione dei rifiuti, che vengono spesso occultati, i rifiuti radioattivi nel mare, anche la nave dei veleni ancora aspetta giustizia, quello che è successo sotto il tentativo di occultare i rifiuti pericolosi. Vi voglio dire che io avevo capito che nella nostra terra la gestione di quel settore è sotto la supervisione delle mafie, per parlare chiaro. Due cooperative del luogo, avevamo costruito due cooperative, bene, mi hanno condannato per turbativa d'asta. Con i rifugiati avevo fatto quell'incontro e con i disoccupati del luogo avevamo costruito due cooperative. Anche il porta a porta e nel borgo rurale lo facevamo con i carretti fatti dai rom e con gli asini autoctoni. Non mi piace questa parola a me, mi piace che nelle comunità nessuno può dire di essere autoctono, però per gli asini è stato bellissimo. Anche che cos'era il viaggio? Era diventato il borgo che era abbandonato, a un certo punto si riempie di colori. E le botteghe dell'artigianato etnico, l'incontro nei vicoli tra persone
dell'Africa subsahariana, con il burka, con il velo, donne arabe, donne del luogo, i casetti con gli asini. Era diventato, ha detto una volta un antropologo, ma questo anche l'effetto estetico sembra il paese delle fiabe. Praticamente sì. Allora brucia questo, quando soprattutto e tutto il processo è legato ad una visione, ad un ideale politico di inclusione sociale, di fraternità, di umanità. Quello che invece questi anni è stata la parte opposta, che diventa anche importante e che ha maggiore consenso elettorale, invece è tutto il contrario, è la costruzione della società della disumanità, della discriminazione, dei fili spinati, di chi riesce a costruire muri più alti, degli orrori dell'egoismo. Su questo io credo che su questo c'è tutta la storia del tentativo di legittimazione, nel tentativo nell'analisi di questa condanna, che ha scatenato anche da un punto di vista tecnico-giuridico delle rivolte, anche di famosi giuristi e di magistrati che hanno capito, è una cosa gravissima, praticamente per una volta che il nostro ideale politico, e ve l'ho detto prima, io non lo dico per costruire alibi, ma non posso accettare che tutto quello che è stato e che come devo dire, e che ha fatto sperare che è possibile in tanti luoghi, anche come una fiaccola della politica che per una volta prende la parte e prende la parte degli scatti dell'umanità. Questa è la visione della sinistra. Se non c'è questo, non ha senso, non si può pensare di costruire società di umanità senza uguaglianza. Questo, in questo nucleo è fondamentale. Allora l'accoglienza piace, fa male, ma nessuna sentenza potrà cancellare, nessuna condanna quello che è stato quello che è stato, quello che è fatto non può essere risolto. Questa di oggi è un po' un'occasione unica, come evidente a tutti, per cui noi abbiamo deciso, anche se siamo tantissimi, di dare la possibilità a chi volesse fare domande a Mimmo di intervenire ponendo quesiti o domande, perché penso che sia un'occasione importante e che penso che sia anche importante per Mimmo sentire la voce di chi lo viene a ascoltare, di chi ha raccolto il suo messaggio e la sua testimonianza. Quindi se ci sono domande o curiosità, questioni che qualcuno vuole porre a Mimmo, c'è la possibilità di fare alcune domande e poi ridare la parola a Sergio e a lui per fare le conclusioni.
domanda è come ti si può aiutare e cosa possiamo fare. Ne raccogliamo un paio se ci sono. Rispondo io alla tua domanda, perché Mimmo ti dirà che non ha bisogno di aiuto, lo conosco troppo bene, da oltre 20 anni. Venite a Riace, organizzatevi e venite a Riace in qualsiasi momento dell'anno, venite a Riace, venite in Calabria, state accanto a questa esperienza. Riace non può essere arrestato, Riace non può morire. Il modo migliore per stare accanto a Mimmo Lucano e a Riace è venire a organizzare dei viaggi, delle vacanze, delle iniziative a Riace. Troverete un borgo che ha ancora i migranti e noi non ci possiamo permettere di perdere questa esperienza. Io sono un calabrese, ho accompagnato qui Mimmo dopo l'iniziativa che abbiamo organizzato a Bologna e vi voglio dire una cosa molto semplice e parlo da calabrese. Se in questo paese, in questa Europa, in questa parte di umanità si condanna un uomo come Mimmo Lucano e altre 20 persone insieme a lui per un eccesso di umanità, se si dà una associazione a delinquere a chi ha aiutato della povera gente, se si tenta di mettere quella povera gente contro la povera gente di questo paese, significa che non si condanneranno più i malavitosi. E questo noi non ce lo possiamo permettere, noi da calabresi non ce lo possiamo permettere, ma io direi da italiani, da europei, da cittadini di questo mondo, se viene condannata l'umanità vuol dire che non si vuole condannare la disumanità e questo non può essere tollerato. Venite a Riace. Di dire una cosa, secondo me di una certa importanza, che dimostra come c'è stata questa intenzione così di costruire quasi in maniera scientifica, magari all'inizio no, però poi c'è stata quasi una forma di contrapposizione da una parte. E magari chi lo sa, nel mio immaginario è come se perché quando ho fatto delle dichiarazioni spontanee nel tribunale e quando il giudice che mi ha condannato mi ha revocato le misure cautelari, quando mi ha dato l'autorizzazione per andare a votare, io avevo avuto questa percezione, che come se una persona non avevo avuto da subito quello che si stava verificando nella prefettura con questo, quando autorizzi la manifestazione di Forza Nuova, io ho capito, e non è un caso che poi Salvini vede male quello che capita agli altri. Salvini vede male, perché ve l'ho detto pubblicamente, è una storia dove c'è una forte componente politica ideale che soprattutto sull'accoglienza pone, è inutile che va in giro con i paternostri, sapete come dice il padre Alex Zanotelli, come può un cristiano votare per Salvini? Dice queste parole. Questa mi piace, è una storia che nasce anche grazie alla collaborazione di un vescovo che si chiama Monsignor Brigantini. Io 2 giorni fa ero a Campobasso con lui, abbiamo fatto una iniziativa pubblica e c'è una parte alla fine della politica che guarda anche, io nel mio immaginario, ma anche il vescovo dice così, anche Zanotelli, che utopia sociale della sinistra, utopia sociale e messaggio evangelico vanno verso un unico orizzonte, è inevitabile questo. Il capitalismo, il neoliberismo, il fascismo non possono essere, sono antitetici ai valori del cristianesimo, completamente. E
volevo dire che il tentativo di l'inizio, io ho avuto la procura di Locri, che paradossalmente mi aveva condannato, aveva proposto una condanna di 7 anni e 11 mesi, ma c'era la concussione dentro. Io in realtà la concussione l'avevo subita e alla fine la persona che mi ha denunciato come sindaco era legato anche all'ambiente di mafia. E io l'avevo subita la concussione, poi scompare come nelle condanne. Questo luogo adesso che lui era un esercente, è un esercente, però quel luogo dove c'è la sua attività, l'agente di Riace, uno che mi ha denunciato, io ho fatto il sindaco per 3 legislature, ci conosciamo vite e miracoli a Riace. E a parte che la mia militanza politica e il mio interesse inizia quando facevo la scuola superiore nella Locride, e quello che ci teneva insieme erano, io facevo parte di un circolo che a Riace si chiamava Circolo Salvatore Allende, ma soprattutto era l'antimafia sociale vissuta nella quotidianità. La persona che mi ha invitato qua a me è figlia di un sindaco che per noi era un ideale, era il professore Modafferi, il primo sindaco che si costituisce. Quando Sandro a me mi chiama è perché ha gioco facile con me, proprio perché io mi ricordo anche il professore Modafferi per noi dei collettivi era un simbolo di opposizione sociale, politica alle mafie. E praticamente il professore Modafferi è stato il primo sindaco che si costituisce parte civile contro le mafie, in un periodo che le mafie ammazzano. C'era il prete Natale Bianchi, che è stato il mio professore, era di Cristiani per il Socialismo. Vengo accusato di concussione, in realtà io l'avevo subita, l'ho denunciato quella persona, poi alla fine scompare come condanna. Allora quel luogo adesso diventerà, ecco, delle forme, non sono sindaco più, non ho legami con l'amministrazione che è diventata un'amministrazione legata alla Lega, a Salvini che è arrivato a Riace. Adesso Riace è diventato un paese morente, c'è solo il villaggio globale dove sopravvive una speranza così rispetto alla missione dell'accoglienza, però questo luogo che è stato l'inizio della storia giudiziaria, sebbene poi il GIP ha detto, quando mi ha messo le misure cautelari per quanto riguarda la concussione, ha detto una persona non credibile e si è limitata, anche il tribunale del riesame aveva ribadito lo stesso concetto, ma quel luogo diventerà, è una intenzione, d'accordo con i compagni del centro impastato dove sono stato, anche quello è un riferimento per me che mi ha accompagnato nella mia militanza da sindaco, Giuseppe Impastato, e io ho guardato sempre con un grande interesse perché due cose erano due aspetti che muovevano il suo impegno, che l'ha portato tragicamente, diciamo, ad essere ammazzato, erano uguaglianza e opposizione sociale e politica contro le mafie, che sono la stessa cosa nelle nostre realtà. E adesso vogliamo, hanno fatto una raccolta fondi perché mi dicono devono aiutarmi. I miei avvocati non vogliono essere pagati, io voglio dirlo al mondo questo, non devo pagare nulla. Io se mi succedeva qualche cosa, i miei familiari, no, io non avevo nemmeno la possibilità che mi fanno il funerale, per dirvi come sono le mie condizioni. Però i miei avvocati non vogliono essere pagati, non lo voleva l'avvocato Antonio Mazzone, che è morto,
durante il processo, non mentre in una seduta del processo, è morto per un problema al cuore, ma non vuole nemmeno essere pagato l'ex sindaco di Milano. Quindi io dal punto di vista, diciamo, dei legali non devo pagare nulla. Questa è raccolta fondi, vogliamo fare una radio antifascista legata con la radio 100 passi che c'è a Terrasini vicino a Cina. A questo proposito, come ho detto sin dall'inizio, c'è la possibilità di donare fondi sia all'ingresso e poi faremo anche al termine del dibattito una pericena a cui siete tutti quanti invitati a rimanere, tutti quanti i fondi di questa pericena saranno utilizzati per questo progetto. C'è lo spazio per un altro paio di domande, ce n'era una. Buonasera, tanto grazie di cuore. È una domanda tecnica, se è possibile avere una risposta. Visto che sono uscite le motivazioni di questa sentenza e lei è accusato di sottrazione, di avere distratto i contributi statali, non per il progetto ma per i suoi interessi personali, la mia domanda è: ma sono stati sequestrati beni o conti? Sì, dico, in questa operazione io magistrato che rilevo delle inadempienze, quindi dico attenzione, Mimmo Lucano ha preso 35 euro ma 20 se l'è messe da parte per l'albergo, per la villa, per quello e quell'altro. Allora io magistrato sequestro il bene che ha questo rischio, no? Poi saranno il dibattito, il secondo processo a dimostrare il contrario. Quindi una domanda, scusi se mi permette, anche molto, magari leggendo l'avrei trovato nelle 900 pagine, ma ci sono dei sequestri di beni o denari inerenti a questa procedura? Scusi, grazie ancora. Allora le rispondo, non ci sono nessun sequestro, tra l'altro io non ho beni, non ho proprietà, non ho patrimoni, sono zero, il conto corrente, adesso mi hanno dato un premio nella Svizzera una organizzazione umanitaria, una fondazione, è l'unica volta che ho ricevuto dei soldi, io prima il mio conto corrente alla posta di viaggio e di pochi euro, non ce l'ho, e non ho nessun patrimonio, sono un nullatenente in pratica, quindi non mi hanno sequestrato nulla e poi anche nella trascrizione degli atti del processo, un conto è la propaganda che cercano di, con la quale cercano di compensare quello che hanno fatto, non lo so, e un conto però poi sono gli atti del processo dove il colonnello, non è che sono venuti i magistrati, la Guardia di Finanza, che è stata il colonnello della Guardia di Finanza, il maggiore testa dell'accusa, ha ribadito, no, l'interesse di questo sindaco era solo di natura politica. E la stessa procura, quando mi ha fatto la requisitoria per i 7 anni e 11 mesi, praticamente non emerge nessun elemento così dove io... Poi se ho sottratto, io prima di tutto che non avevo contatto con i soldi, perché era la gestione dei soggetti gestori, e poi la costruzione del modello Riace, tutto quello che ho detto prima come peculato, no? È stato fatto per una dimensione collettiva, per costruire dei presupposti per favorire l'integrazione, la permanenza, poi oltre i periodi, diciamo, dove il progetto finisce e si corre il rischio di fare rimanere le persone nelle strade, e quello è una condizione inaccettabile per un tentativo di integrare il maggior numero possibile delle persone, fare di nuovo che le comunità siano comunità
con tante persone, con i servizi, perché quando tutti se ne vanno non c'è più nessuno. Allora il peculato, ma il peculato io non ho fatto per me, io non ho fatto niente. Questa è la mia risposta. Non ci sono sequestri di nessun tipo, non a lei personalmente, mi ha presta nome. No. No, no, io le sto rispondendo. Grazie. Non c'è nulla, non c'è nulla. Se c'erano queste cose mi vergognavo pure di venire qua questa sera. Sergio. Velocissimamente, che siamo in chiusura. A me mentre parlava Mimmo mi veniva in mente una cosa, e questa è stata detta da alcuni commentatori, ma vale la pena ribadirla. Qualche anno fa un signore che si chiamava Luca Traini, neofascista, ex candidato della Lega Nord, si è presentato a Macerata, non so se ve lo ricordate, e ha fatto quella che tecnicamente dovrebbe essere chiamata una strage terroristica, perché si è presentato sparando a tutte le persone con la pelle nera che incontrava. Solo perché in questo paese esiste un immaginario razzista non si è parlato di attentato terroristico, ma tecnicamente lui ha fatto, magari con vittime inferiori per fortuna, ha fatto quello che altri hanno fatto al Bataclan e in altre situazioni. Quest'uomo è stato arrestato, ha rivendicato orgogliosamente tutto quello che ha fatto, ha ammazzato delle persone con l'aggravante dell'odio razziale e del fascismo esplicito, ha preso 12 anni, Mimmo Lucano ne ha presi più di 13. In questo paese fare accoglienza, garantire i diritti delle persone più deboli, è più grave che fare un attentato terroristico. Questo è il quadro in cui stiamo vivendo e a cui noi dobbiamo, credo, opporci, con le cose che diceva Mimmo con una chiarezza che è irripetibile, non si può ripetere, e che a me facevano venire in mente tantissimo rispetto invece a tutto l'inquinamento mediatico in cui il problema è lo straniero, il problema è la persona che viene da fuori, e allora in cui tutta la discussione si concentra su se dobbiamo cacciarlo o se dobbiamo un pochino sopportarlo, perché in fondo dobbiamo essere un pochino tolleranti. Mimmo Lucano ha scardinato questa narrazione e ha dimostrato con i fatti, governando un territorio nel modo come oggi vi ha raccontato, qualcosa che Don Milani aveva detto in quest'altro modo. Io voglio chiudere così. Don Milani, se vi ricordate, cappellano militare, aveva detto: se voi rivendicate il diritto di dividere il mondo tra italiani e stranieri, io divido il mondo tra sfruttati e sfruttatori, tra poveri e ricchi. È una posizione, se volete, semplice, ma questo per noi è sinistra. Grazie. Prima di lasciare a Mimmo le parole finali per questa iniziativa, ricordando a tutti, vi invitiamo a rimanere perché il sostegno dei progetti che Mimmo ci ha illustrato sono molto importanti. Due brevi considerazioni. Le cose che ci ha detto Mimmo oggi sono importanti perché sono la realizzazione del possibile. Se un bambino non può andare a scuola, un'amministrazione di sinistra è quella che garantisce la scuola per tutte e tutti. Se non c'è casa, noi troviamo casa a tutte e tutti. Questo è l'elemento di fondo, cioè i diritti o sono di tutti e tutte o non sono. E non c'è un'amministrazione che si possa definire di sinistra se non fa questo, violando le leggi ingiuste. Questo fa Mimmo Lucano, viola le leggi ingiuste applicando la Costituzione. È dentro un quadro della legge, l'applicazione dei principi costituzionali. Sono le altre amministrazioni che non iscrivono i bambini stranieri alle scuole, che non garantiscono gli scuolabus dai campi rom, che buttano fuori di casa chi non ha 5 anni di residenza, le amministrazioni illegali che dovrebbero essere condannate perché non rispettano la Costituzione.
Questa è la differenza tra le amministrazioni di sinistra che applicano la Costituzione e quelle che la calpestano. Noi non abbiamo dubbi, non abbiamo dubbi su quale, da che parte stare e su che parte sostenere. Noi stiamo con Mimmo Lucano e stiamo col modello Riace, e non solo raccogliamo l'invito a Riace, il problema è, e la sfida è, moltiplicare quel modello in altre città. Honey.